lunga, è così ecologica, così silenziosa, che gli animali la amano così tanto che se la mangiano. E tra l'altro è così leggera che se gli va addosso a Nandina si fa male la macchina, non Nandina. Come potete vedere, Nandina sta ruminando le ruote della macchina di questo gioiellino appena acquistato, con cui adesso mi vedrete scorrazzare in giro per Roma. Lo porterò a far vedere agli amici, lo consiglierò a tutti, e il venditore mi ha già detto che se gliele vendo mi dà pure una piccola percentuale, che grande. Cioè, ma guarda che cavolo di macchina fantastica. Dentro c'è Perdicchina, che la volevo portare dal veterinario perché non sta molto bene, si è mezza abbioccata, gli è piaciuta così tanto che si è abbioccata in macchina. Questo qui non è la benzina, ma c'è la corrente, ricaricarla dalla presa, una qualsiasi presa, o dalle colonnine, però te le fanno pagare parecchio le colonnine. Qui stronzi. E niente, per adesso me la posso far vedere in marcia perché, come vedete, è bella carica, si sta caricando, ma è bella carica d'animali. Però farò qualche bel filmatino perché è anche abbastanza prestante. Va massimo a 70 all'ora perché se porta 16 anni col patentino, non va in autostrada. Però come capienza è più grossa della Smart. E di misura è più piccola. Di costo costa molto di meno, il bollo non lo paga per 5 anni perché è elettrica. La corrente appunto costa pochissimo se c'hai l'Enel, se c'hai abbastanza pannelli non costa proprio niente. Paga un'assicurazione annuale che è una miseria. A me mi viene sui 300 euro l'anno, ma perché io sto in 14ª classe che non ci ho mai avuto una macchina. Quindi figuriamoci. E basta, questa è l'unica spesa. Poi ovviamente quando te la compri ti devi comprare pure le batterie, se no se stanno in affitto dovrai affittare pure le batterie, è un'altra spesa. Ma acquistandola con le batterie poco più di 10.000 euro alla fine ti viene a costare la spesa. Dopodiché questo è per i primi 5 anni almeno, ma poi comunque il bollo è ridottissimo. E la macchina ha 3 anni di garanzia, le batterie pure hanno 3 anni di garanzia, sono litio terre rare. Te le garantiscono per 3.000 ricariche e quindi dovrebbe fare, la macchina ha almeno 100 km d'autonomia, la casa dichiara 160-150, ma diciamo a Roma nel traffico fa almeno 100 km, quindi le batterie sarebbero garantite per almeno 300.000 km, comunque 3 anni sicuramente come tutta la macchina. E il furto incendio, se non sbaglio, è compreso anche nell'offerta, c'è solo la possibilità di mettere opzionalmente dei pannelli aggiuntivi, altri accessori, è molto accessoriata e molto accessoriabile. È la Gringo Icaro, si chiama Icaro il modello, Gringo è il produttore, per chi lo vuole cerca per cavoli suoi, se no io ho trovato un concessionario che ho preso questa, comunque è un concessionario che mi ha fatto un ottimo prezzo, devo dire. A chi è interessato, se mi contatta, ce lo mando e gli farà pure a lui un ottimo prezzo. E ce l'ho da 4 giorni, ho già fatto 400 km, è quasi 400 km, è veramente stabile, piano piano, io perché non mi piace correre, non voglio far botto, ma è veramente stabile e confortevole. Autoradio, computer di bordo, metto le basi, canto le mie canzoni, una figata. Sono veramente contento. Non come De Nandina ovviamente, però sta macchina mi sta a dare soddisfazioni quasi come se fosse un essere vivente, cazzo. Gli devo dare un nome, Biondina. Ecco. Ah no, meno che Biondina, è Roscia. Roscetta, sì, Biondina, perché no, Biondina in realtà è Nandina già. Biondina e Roscetta. Biondina, Roscetta e Castanella. Castaneda. Perdicca, amore. No, vabbè, Perdicca sta male, sta a soffrire pene dell'inferno, porella, lasciamola perdere. Si è sgraffiata in una delle sue gitarelle notturne. C'ha un po'. Mi si è gonfiata una cosa, porella. Ciao a tutti! Ciao a tutti!